potrebbe esserci una nuova caparra data dagli investitori cinesi. Allora, il discorso è questo, il problema è solo burocratico e la burocrazia non è gestibile dai cinesi stessi. Si dice sempre, io l'ho detto già due volte, qua lo dico la terza, magari chi non era connesso lo capiva, lo capisce adesso, il governo e chi dà le autorizzazioni sono realtà diverse. Faccio un esempio, Renzi emana una legge, Maroni non la applica in Lombardia, perché si stanno sulle scatole a vicenda, perché sono opposizioni politiche. Quindi siccome c'è un rallentamento, io do questa notizia che ieri fino alle 5 del mattino hanno lavorato, perché è sceso in campo, quello che mi auguravo scendesse, il presidente della Repubblica Cinese, per far sì che tutto questo non andasse in fumo. Perché? Si sono resi conto che lo slittamento non può esserci, cercheranno tutti i modi di arrivare al 13, perché se slittano danno il coltello dalla parte del manico a Berlusconi, che può uno tenersi 100 milioni e dire ma cosa che non succederà, perché Pier Silvio l'ha detto, tranquilli che siamo con la canna a gas, si è letto, se lo vedi dalla faccia dal comunicato si capiva, e quindi questo non accadrà, oppure la ridiscussione di lasciare Galliani in società o fare lui con lui che decide, che parla con gli operatori. I cinesi non vogliono assolutamente questo, quindi faranno i salti mortali per arrivare, per quello che sono arrivati subito a mostrare i soldi. Ecco. C'è stato tutto uno scambio di messaggi oggi molto più rilassato rispetto a 72 ore fa, quando questo invece era un problema. Scusami, fammi finire il discorso perché è importante. Questa cosa qua. Perché il 5? Contateci, vi ricordate i 120 giorni? Sì. Che si diceva dal 5 agosto, ecco, sono 120 giorni. Ma se è importante, dovesse per eventualmente slittare, Alessandro, dovesse eventualmente slittare, questa è la domanda, gli investitori cinesi dovrebbero versare una nuova caparra? Certo. Ci sono altri 100 milioni. Questa è la domanda che ti chiedo. Ci sono altri 100 milioni che sono già nel circuito europeo per altri investimenti degli stessi azionisti, che toglieranno dei soldi da altri investimenti che hanno fatto e dovranno girare. E gli girano altri 100. Ma quanto viene a costare sto Milan praticamente? Quanto viene a costare sto Milan? 420 milioni più i 100 che sono già stati versati, più 520 più i debiti, più totale 220 totale, fai 520 700. più 740 più 350 più 350 di investimenti su base triennale. A me sembra una valutazione scusate, spropositata. Scusate,